Ciao ragazzi, oggi mini recensione al volo di un set di corde che ho comprato più di 10 anni fa, ma ho montato solo stamattina. Sto parlando delle DR Black Beauties. Sigla e partiamo. Questo set di corde l'ho comprato per errore più di 10 anni fa, il 16 gennaio 2013, su Thomann. Me ne accorsi solo quando mi arrivò il pacco, perché era un ordine abbastanza grosso con tanti articoli, e una volta aperto il pacco ho trovato anche queste e ho detto: queste chi cazzo l'ha comprate? In realtà le avevo prese proprio io, evidentemente le avevo messe nel carrello per errore, dato la quantità di articoli che c'erano nel carrello. Non me ne ero assolutamente reso conto finché non mi sono arrivate. Per lo stesso motivo non le ho rimandate indietro, però sono corde abbastanza particolari che non ho mai montato perché sono nere. Sono esattamente quelle che vedete sul basso. Perché le ho montate proprio oggi? Perché stamattina stavo facendo un po' di manutenzione su varie chitarre e bassi, quindi cambio corde e manutenzione, e questo signorino qui mi dà un po' di problemi di regolazione. Questo è un Jazz Bass Made in Japan del 93, se non erro. Non mi ricordo come si legge il numero seriale sui giapponesi. Comunque dovrebbe essere sì, 93. E mi dà un po' di problemi di regolazione per il Trustrod. Ora, su questo basso volevo montare le Elixir, che sono corde che monto anche su altri bassi, quelli che utilizzo per fare slap o per comunque avere un suono sempre un filino più moderno. Le Elixir sono corde rivestite, che quindi tendono a durare molto molto di più. Sono anche, proprio per questa loro caratteristica, delle corde un pochino più impegnative economicamente, quindi non avevo voglia di montarle, smontarle, rimontarle su un basso su cui stavo facendo appunto manutenzione. Quindi ho cercato nel mio scatolone di corde una muta che avesse fondamentalmente la stessa scalatura 45-105, da utilizzare per verificare, diciamo, tutti i vari settaggi che avevo fatto con molta difficoltà. Saltano qui fuori loro, di cui non mi ricordavo assolutamente, che hanno appunto la scalatura 45-105, e anche se esteticamente non mi fanno impazzire, perché io corde colorate non le ho mai montate, ho detto vabbè, dai, proviamole. Non mi ricordavo però che anche le DR sono corde rivestite. Proprio come le Elixir, infatti, hanno un rivestimento fatto con una tecnologia proprietaria, se non erro, che appunto avvolge la corda e la protegge dagli agenti esterni, dall'ossidazione, da tutti gli agenti che possono provocare l'invecchiamento stesso della corda. Quindi, nella mia inconsapevolezza, o diciamo anzi ignoranza, del fatto che questa muta di corde fosse rivestita proprio come le Elixir, io monto questo set di corde vecchie di 10 anni e mi ritrovo con questo suono. Che sono rimasto un pochino sorpreso, perché suonano proprio come delle corde nuove appena comprate, appena uscite dalla scatola, cosa che effettivamente sono, però io le ho comprate 10 anni fa. Ora, non è che casco proprio dall'albero, perché utilizzando già l'Elixir ero abituato, diciamo, a questo concetto della corda che non invecchia, però non avevo mai utilizzato le DR e devo dire che mi ci sono trovato estremamente bene, sia nello slap sia nel pizzicato. Il feeling è veramente ottimo e suonano veramente veramente bene. Esteticamente ancora non mi ci abituo, perché io corde colorate non le avevo mai messe, però devo dire che con il basso Fiesta Red non ci stanno proprio malissimo. Diciamo che per ora le terrò, però sono veramente adesso curioso di provare altre corde della DR, magari non colorate però. Credo che arrivati a questo punto del video vi siate resi conto della completa inutilità di questo, perché nell'arco di 10 anni può essere cambiato veramente tutto. Vedo che è cambiato sicuramente il packaging, ma può essere cambiato completamente tutto nel prodotto. Però boh, era proprio un mini video al volo su questa cazzata qua. Fatemi sapere nei commenti se avete già provato questa marca o questo tipo di corda in particolare. Fatemi sapere cosa ne pensate. Se il video vi è piaciuto, lasciate un like, iscrivetevi e noi ci vediamo nel prossimo video.